Ben ritrovati con Lunedì a Marcord, ospite della terza puntata della nuova versione della nostra rubrica storica è Sergio Giordani, imprenditore padovano classe 53 che ha legato il suo nome a marchi di successo come Despar e non solo sport, ma soprattutto presidente del Padova ai tempi della Serie A tra il 94 e il 96, però insomma il suo ingresso in società avviene già prima, nel corso della stagione 86-87. Come mai la scelta di entrare nel Padova? Passione per dare una mano al suo socio Marino Pugina? Sì, esatto, cioè a suo tempo il nostro gruppo era rappresentato da Marino Pugina, con l'uscita di Raule che è andato in federazione la società mi aveva chiesto di dare una mano, per cui ben volentieri, cioè all'inizio ne sapevo molto poco perché da ragazzo giovane andavo a vedere la piana e la partita sulla torretta, c'era una torretta di abusivi che andava sopra a vedere la partita pagando poco, intanto andavo, però non è che fossi un grande appassionato del Padova, poi col tempo lo sono diventato. È migliorata la situazione. Primo anno già fortunato, promozione in Serie B con Adriano Buffoni, poi tre stagioni di ambientamento in Serie B e poi la Serie A sfiorata nel 91 prima e nel 93 poi con la fatta a Lucca e con l'inutile vittoria interna contro l'Ascoli. Che ricordi ha? Queste delusioni hanno probabilmente reso più dolce anche la promozione del 94. Sono stati due anni drammatici quelli, che per un punto non siamo riusciti a salire in Serie A, per cui era nata la barzelletta a Padova: non vogliono andare in Serie A perché costa troppo, cioè nessuno si rendeva conto del dramma che stavamo vivendo, cioè con tutti gli sforzi economici, di impegno di tutti noi per cercare di andare in Serie A, e alla fine non ci andavamo per un punto. Il terzo anno ci siamo riusciti ed è stato motivo di grande soddisfazione. Che ricordi hai? I primi flash che le vengono in mente di quella stagione 98-94? È stato un anno incredibile. La promozione è stata una cosa incredibile vista a Padova, perché quando siamo arrivati c'era la città come ai mondiali. C'era tutta la città che aspettava la squadra. Una cosa eccezionale. Ma quello che mi è rimasto più in mente a me, anche perché mi sentivo estremamente responsabile, è stato l'anno dello spareggio a Firenze, che l'ho vissuta in maniera emotiva, veramente in maniera stressante, perché purtroppo a Padova quando si vince tutti assieme, ma quando si perde da soli. Esatto, il tutto comunque con squadre assemblate ogni anno da una persona a cui lei è rimasto molto affezionato, vale a dire Agradi. Piero Agradi, un grande. Io c'ero molto affezionato sia sotto l'aspetto professionale sia sotto l'aspetto umano, perché era veramente una grande persona. È stato Bigi che l'ha portato. Io ho capito subito che era veramente un grande personaggio sotto tutti gli aspetti, e penso che la grande fortuna del Padova sia stato aver trovato un Piero Agradi, perché tutti sono capaci di trovare calciatori ad alti livelli, basta spendere. Lui riusciva a scovare i giocatori con sforzi economici molto limitati, oppure giocatori che avevano un passato importante, vedi Beppe Galderisi o Benarrivo. Mi ricordo Benarrivo, abbiamo fatto un cambio quasi alla pari con Fermanelli. Sì, tra le proteste dei tifosi. Tra le proteste dei tifosi, perché era molto amato, mentre Benarrivo era stato un grande giocatore. Lui in quel periodo dei nostri, nei 10 anni in cui io sono stato al Padova, lui se non sbaglio ha tirato fuori qualcosa come 7 nazionali, per cui ha fatto veramente un grande lavoro. Basta pensare a Marco Franceschetti, che l'abbiamo preso se non sbaglio dal Pergo Crema e ha sostituito Albertini, e siamo andati in Serie A con Marco Franceschetti, per cui che te lo prende, un ragazzo intelligente e capace, ma dalla C2 passare alla Serie A era decisamente un bel salto di qualità. Un grande personaggio comunque. Nel ritrovo di qualche settimana fa alla Guizza con i protagonisti, giornata lei ha dichiarato che mancava proprio lui. Sì, è stato piacevolissimo quella giornata, perché, e forse qua si capisce anche perché a suo tempo la società e la squadra hanno avuto dei risultati, perché era veramente un grande gruppo di ragazzi. Alla fine ne mancavano 3-4, mancava l'Alas per motivi logistici, venire dagli Stati Uniti non era la cosa più semplice. Ne mancavano altri 2-3, ma altrimenti c'erano tutti i ragazzi, ed è stato veramente una cosa piacevole, primo vederli perché c'ero e ci sono affezionato, e secondo perché significa, per fare una partita tra amici per vedersi vuol dire che erano affezionati alla città,
a loro stessi come gruppo, ed è un gruppo che ha dato dei grossi risultati. Come ha detto lei, mancava Piero Agradi. A me ha stupito anche quando purtroppo è mancato Agradi, che siamo andati parecchie persone a Pescara e moltissimi giocatori sono venuti in quel frangente, da Sandreani, ma tantissimi giocatori, per cui erano veramente legati al personaggio ed era veramente un grande gruppo questo. E questo fatto, insomma, la dice lunga sulla persona Agradi. Torniamo al campionato di Serie A, il primo campionato del Padova in Serie A. Giochi di prestigio di Agradi sul mercato, primi fra tutti probabilmente Vlahovic e Krek, che però è arrivato a novembre. Un inizio shock, un punto nelle prime 5 partite, aprendo con un 5-0 contro la Sampdoria, insomma non deve essere stato semplice per lei. E Paolo Donà, che abbiamo intervistato la scorsa settimana, oltre a definirla la persona nell'ambito del calcio Padova alla quale è rimasto più affezionato, ha ricordato anche di una sua telefonata in cui gli ha domandato: adesso cosa faccio, Paolo? Era veramente una situazione difficile. Mi ricordo che alla quinta giornata, se non sbaglio, abbiamo perso in casa e lo stesso commissario di polizia del campo adibito alla sicurezza, che ci aveva portato eroi e vincitori da Cremona, lo stesso mi ha accompagnato fuori dallo stadio in sicurezza perché c'era una tifoseria arrabbiata. Purtroppo la tifoseria a breve ha una memoria sempre molto corta, dopo la lunga magari riconosci i fatti, però è stata veramente difficile. È stato veramente difficile perché eravamo un gruppo giovane, assortito, sì, non era eccezionale la qualità, però quell'anno lì è stato un anno eccezionale perché abbiamo fatto un ritorno del campionato. Quando Mauro ha capito, in collaborazione con Agradi, non mi metto a fare il tecnico ovviamente, ma mi ricordo i discorsi che facevano, quando hanno capito che dovevamo essere posizionati in una certa maniera anche in termini di sicurezza partita, la squadra ha cominciato a cambiare, ha cominciato a credere in se stessi. Se non sbaglio abbiamo battuto l'Inter, il Milan, la Juventus in casa loro, che mi sembra ancora adesso un sogno, altro che il Frosinone di cui parlano adesso. Abbiamo battuto la Juventus in casa loro. A me sembrava veramente una cosa incredibile. Mi ricordo che gli ultimi 15 minuti sono andato in spogliatoio tappandomi le orecchie perché sentivo l'urlo dello stadio, perché ho detto adesso più o meno segnano, invece è stata veramente una gioia incredibile. Abbiamo fatto un ritorno di campionato alla grande, che poi è sfociato con una partita incredibile, quella di Firenze. Quindi, ripercorrendo il percorso di quella stagione, Sandreani trova la quadratura giusta, la situazione migliora, le grandi soddisfazioni di cui abbiamo parlato poco fa. Ultime giornate però, la rimonta del Genoa con la beffa finale di San Siro, il gol dell'Inter al 91esimo, quindi è veramente un campionato... più suspense non aveva avere. Quel giorno di San Siro Sandreani sprofondò nella panchina dopo il gol. Io ricordo che Moratti è venuto a scusarsi formalmente, dice mi dispiace, no. Collina stesso, che arbitrava la partita, è venuto a scusarsi tra virgolette ovviamente, ma erano perfino loro abbacchiati e dice caspita, non pensavamo mai. Collina è venuto lì e mi ha detto guardi presidente, c'erano i minuti di recupero. Sì, ho detto non c'è problema, però già il ritorno in pullman io ho visto che i ragazzi avevano lo sguardo giusto per far sì di ottenere il risultato. Mi ricordo che Marco Franceschetti ha cominciato a dire non c'è problema, noi ce la faremo perché vogliamo farcela. Infatti ce l'hanno fatta, grande partita. Io non l'ho vista il giorno dopo, anche se ero in panchina con la tuta di Nunziata che mi era leggermente piccolina. E mi ricordo che ogni tanto partivo dalla panchina, non ero molto lucido, e c'era Braschi che era il quarto uomo che mi prendeva e diceva stia tranquillo presidente, venga qui, si sieda, non c'è problema. E alla fine io l'ho vista il giorno dopo la partita, in registrazione, perché obiettivamente quel giorno lì capivo molto molto poco. Veramente è stata una partita incredibile, una grandissima partita di grandissima qualità. E lì è stato, penso, il punto in cui sono stato più stressato in assoluto. Ricordo che alle 4 della mattina giravo fuori dall'albergo a Firenze perché veramente io la sentivo in maniera incredibile. E poi ero riuscito a coinvolgere un sacco di imprenditori che offrivano il pullman, per cui c'è stato un esodo della città di 11-12 mila persone, bellissima.
Poi ho visto Spinelli da poco per altri motivi di lavoro. Lui è ancora sulla breccia, è bravo, eh? E mi ha detto: ah, Bellin, dopo che mi hai battuto e anche venduto. Ero ancora un po' arrabbiato. Ricordo ancora che Craig, alla fine, quando ha segnato il rigore, ha detto: ah, scusi presidente, nemmeno ho detto io che avevo male piede. Una cosa incredibile. Bello comunque, sono ricordi eccezionali e piacevolissimi. E poi il ritorno in città alla Piani con l'abbraccio. Bellissimo, della festa. Bellissimo, perché pioveva, mi ricordo che pioveva. Avevano messo tutte delle tavole alla Piani perché non si riusciva anche a passare. L'anno dopo invece non fu lieto fine, il mercato estivo, l'imperativo fu quello di stringere la cinghia facendo cassa con le cessioni, non c'era alternativa? Non c'era alternativa, diciamo che è stato fatto con lo solito spirito, non era cambiata la logica della disponibilità. Qualche persona è stata sbagliata, adesso senza far nomi che sono antipatici, abbiamo sbagliato qualcosa in difesa, qualcosa sulla fascia se non ricordo male, però sono anche altresì convinto, se non ricordo, quando è stata ceduta la società in marzo eravamo a un punto teorico della salvezza e mancavano 14 partite. Probabilmente se chi acquistò a suo tempo la società, penso come furbizia, avesse lasciato gestire, forse si retrocedeva lo stesso, cioè è impossibile saperlo, ma se non altro ci saremmo difesi fino all'ultimo, avremmo lottato fino all'ultimo. E mi ricordo che io i ragazzi telefonavo, li chiamavo, dicevo: ma ragazzi, cosa sta succedendo? Com'è possibile? Cioè, per carità, Serie A è difficilissima e probabilmente l'impatto della nuova gestione non era stato ottimale per la squadra, per cui chiaramente non... Quindi erano cambiate delle dinamiche, sì, a livello di rapporto dirigenza. Io ero molto attaccato alla squadra, ero molto affezionato a loro. Mia moglie, prendendomi in giro, mi diceva che sabato sera andavo a rimboccargli le coperte, è un modo ovviamente per prendere in giro il sottoscritto, ma diciamo che con la mia uscita c'è stato veramente il crollo, perché no? Ma non so, forse era molto imperniato su di me, non ho idea, insomma. Restiamo a parlare di Ganò, insomma, e l'impressione che le aveva dato. Lei non aveva immaginato quello che poi sarebbe successo. Vabbè, di Ganò aveva fatto sempre un'ottima impressione e penso che la costruzione successiva sia stata negativa, nel senso che si è circondato di persone o di soci che... Io fino all'ultimo la trattativa è stata con Vigano e tenga presente che la società proprietaria, di cui la mia famiglia era un terzo della famiglia di Pugino, un terzo della famiglia di Tofano, ha detto: la squadra deve essere ceduta anche a zero lire, non era importante, in quanto anche se i tifosi magari non, o forse negli ultimi anni l'hanno capito, si perde soldi nel calcio, basta. Ci sono poche squadre, magari c'è qualcuno tipo Udinese che riesce a fare, o Chievo, altre squadre, ma il 95% delle società purtroppo perde soldi perché il calcio è molto costoso. E a suo tempo la squadra era da cedere. La prima impressione di Viganò non è stata assolutamente negativa. Aveva anche un passato interessante, cioè aveva già fatto calcio, era stato vicepresidente dell'Inter, per cui tutto era a suo favore. Poi ripeto, penso abbiano generato una grande confusione in società con i vari direttori sportivi, più soci, cioè penso che lui in cuor suo è vero che dalla Serie A è arrivato alla C2. Penso che il motivo sia stato circondarsi di persone non ottimali in generale, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto societario. Come in tutte le società e la squadra di calcio, penso che lo sia, forse al massimo, per avere successo bisogna circondarsi di brave persone, di persone capaci, meglio di se stessi, deve essere questo l'obiettivo. Se uno si circonda di persone leali, corrette, più bravi di se stessi, è questo il motivo di successo, altrimenti diventa difficile. Cioè io ho fatto un pizzico di risultati perché ho avuto Pugina, perché ho avuto Agradi, perché c'era Gardini, perché c'era Voltan, perché c'era Schiavo, cioè era un gruppo che aveva una certa coesione, una certa moralità e una certa voglia di fare risultati al di là di tantissime altre cose o di interessi privati che in quel caso non ci sono mai stati.
Chiarissimo. Tornando ai protagonisti del Padova della Serie A, ci furono due partenze illustri nel marzo del 96, un mese abbastanza emblematico, il Galderisi e l'Alas. È stato un errore. Il suo ricordo di l'Alas? Alexi era un giocatore molto particolare. Noi l'abbiamo preso a suo tempo perché stavamo prendendo, mi ricordo, Björklund, che poi l'anno dopo, due anni dopo, è andato a Vicenza, se non sbaglio, un difensore. Quando siamo andati in Svezia aveva un problema di pubalgia, per cui ci sembrava non ideale prendere un giocatore, tra virgolette, rotto dopo 32 anni che il Padova non andava in Serie A. Per cui l'abbiamo, anche se a Gradi piaceva molto questo giocatore, abbiamo deciso di non prenderlo. E a Gradi aveva visto, c'era il Mondiale del 90, a Gradi aveva visto televisivamente, aveva visto Alexi Lalas, che lo vedeva un po' grezzo sotto tanti aspetti, però diceva, ma interessante, non è male. E infatti mi ricordo che siamo andati a New York, alla Federazione Americana, ed è stato preso questo ragazzo. Che aveva tantissime particolarità positive, tatticamente anche molte negative. Difatti noi abbiamo cominciato ad andare bene in Serie A quando gli ha messo vicino Marco Franceschetti, in cui gli dava i tempi, perché lui era un giocatore fisicamente molto importante, ma non conosceva molto bene tattica e tecnica. Con Marco Franceschetti a fianco è cambiato molto. Io mi ricordo ancora che ha segnato al Milan, una roba incredibile, e c'è una foto ancora in sede in cui si vede Pippo Maniero finché sta calciando l'Alas, che è messo così, come dire, non ce la fa. Ma al di là di questo era un ragazzo incredibile. Io mi ricordo quando andavamo negli aeroporti, passavamo gli aeroporti, c'era la folla che proprio centinaia di persone che ci correvano dietro perché volevano vedere questo ragazzo. Era il primo americano, aveva un look molto particolare, cantava, suonava, beveva birra, lui mangiava un sacco di soldi con internet quando noi non lo conoscevamo ancora. Era un personaggio, un grande personaggio. Io mi ricordo, ci tenevo molto all'immagine della squadra e obbligavo giocatori e tecnici, quando andavano in termini di rappresentanza, televisioni o qualsiasi posto pubblico, a indossare giacca e cravatta. Con lui è stato un dramma. Alla fine la squadra ha detto, ascolti, lui, facciamo che lui è esentato, perché se si metteva la cravatta se la metteva qua, la giacca era una cosa impossibile da gestire. Alla fine lui, con la commissione interna, è stato deciso che poteva fare più o meno quello che voleva, perché non era gestibile il ragazzo, ma proprio non lo faceva apposta per lui. Io mi ricordo che i primi giorni, quando ha capito che bisognava allenarsi ogni giorno, cioè non ci credeva, non voleva che Rino Barone lo massaggiasse, perché cioè, no, non esiste. Però poi, essendo un ragazzo intelligente, si è adattato e ha fatto gruppo. Si è molto affezionato a noi, era molto affezionato a lui, come era affezionato a tutti i giocatori. Lo prendevamo in giro perché estate, inverno, lui aveva sempre un paio di anfibi che pesavano 10 kg. Per cui lo chiamavano gli anfibi quattro stagioni. Difatti, quando è partito, che ripeto è stato un errore da parte mia, da parte di chi ha fatto questa scelta, ma alla fine è mia perché l'ho convalidato, mi ha regalato uno dei suoi anfibi, ce l'ho ancora a casa. Anzi, se il Padova è interessato, penso che sia giusto che vada a finire nelle bacheche del Padova, come storia, come memoria. È una piccola cosa, ma è sempre una cosa simpatica. L'ha firmato e l'ha data, ce l'ho ancora a casa, devo trovarlo, ma prima o poi lo trovo e poi lo darò al nuovo Padova, mi sembra che sia giusto. Comunque un grande personaggio, ed è stato, ripeto, un errore far sì che lui e Galderisi lasciassero l'Italia, perché faceva parte del gruppo. Però insomma, errori se ne fanno tanti. Sì, dal punto di vista tecnico le presenze di entrambi non erano poi state moltissime, specialmente quelle di Lalas, che aveva iniziato a soffrire la concorrenza di Nava e Gian Pietro, ad esempio. Però insomma facevano parte di uno spirito biancoscudato, quello che veniva dalla era il gruppo. Specialmente i risultati si hanno quando ci sono, oltre alla qualità, c'è il gruppo. E il Padova era un gruppo, cioè loro andavano fuori a cena la sera con tutte le mogli. Poi è cominciato ad incrinarsi qualcosa per effetto di qualche giocatore che abbiamo inserito in maniera errata, ma era il gruppo che vinceva. Io mi ricordo una volta ancora Di Livio, che eravamo ancora l'ultimo, penultimo o l'ultimo anno alle Piani, che è svenuto da talmente
fine partita, talmente era la stanchezza, per cui vuol dire che davano tutto, perché d'altronde se stiamo... scene che stridono con qualche altra che abbiamo visto in questi ultimi anni. Pensiamo che una squadra piccola come il Padova si è salvata ed era diventata anche una squadra simpaticissima, perché la gente aveva capito che ci stavamo salvando mettendoci tutto il possibile, come adesso le piccole squadre, il Carpi, il Frosinone, sono cose belle, non come qualche dirigente sportivo non le vuole. Chiaro che vanno a ledere il mercato in termini di massa circolante economica, però è il bello del calcio. Certo. A proposito di piazze piccole che magari vanno in Serie A, però Padova non è che sia proprio una piazza piccola, 14esima città italiana per numero di abitanti, città industriale. Domanda anche per lei in qualità di imprenditore: negli ultimi 50 anni come mai solo due campionati di Serie A per una città, una piazza, un'economia del genere? Una risposta molto difficile o molto facile. Quando la società proprietaria del Padova ha deciso di vendere, io per un anno e mezzo ho bussato alle porte di tutti gli imprenditori e le scuse sono state le più disparate. Non mi interessa il calcio, dopo cosa dicono di me, e io faccio solo export per cui non sono interessato, cioè alla fine nessuno. Penso sia un po' la cultura veneta, in particolare di Padova, poca voglia di... D'altronde, per fare calcio ci vogliono due requisiti. Uno, deve piacere il calcio. Due, bisogna avere un po' di soldi. Non ci sono soluzioni alternative. Spesso e volentieri a Padova ci sono le due condizioni, ma mai assieme. Per cui diventa molto difficile. Va dato adesso merito a Bergamin Bonetto, che hanno fatto veramente una grande operazione. Esatto, volevo proprio ricollegarmi al Padova attuale. Lei cosa ne pensa? Lo vediamo anche lo stadio, per lo stadio. Io allo stadio ci vado sempre, ci sono sempre andato, in Padova sono molto affezionato. E quando c'è qualche azione particolare mi si sudano ancora le mani dall'emozione, perché provo veramente affetto per la squadra. Loro sono stati veramente bravi, hanno avuto coraggio, difatti io ho fatto una chiacchierata perché loro gentilmente mi avevano chiesto anche all'inizio di entrare con loro, ma anche un secondo tempo, però secondo me non sono, le minestre riscaldate non vanno mai bene. Loro sono molto bravi, hanno avuto coraggio, hanno fatto una cosa sia per loro stessi, per il risultato, sia per la città, una cosa veramente grande. Hanno scelto le persone giuste, che è Carmine Parlato, De Poli. Io gli ho detto anche attenzione, perché la cosa non è facile, però devo dire che se la sono cavata alla grande. Si compensano anche molto bene secondo me loro due, perché Bergamin ha la caratteristica del buon padre di famiglia, tifoso, una brava persona, una buonissima immagine. Anche Bonetto è una brava persona, buonissima immagine, ma è molto più tecnico, è molto più gestionale. Per cui secondo me è una bellissima coppia. Sono entrati altri tre soci, ho letto, non ho il piacere di conoscerli. Giustamente ha fatto entrare tre soci, perché nemmeno loro guadagnano, ve lo garantiscono, perdono soldi. Per cui se uno riesce a limitare e a frazionare la perdita, diventa anche più gestibile nel tempo. Hanno capito una cosa importante, che è importante la società, è importante la gestione della società e la sostenibilità della società, è molto importante. Padova in buone mani, quindi? Personalmente sì, penso sia stata, loro abbiamo fatto un'ottima scelta. Non voglio portare male, ma mi sembra che la squadra sia molto molto buona. Non voglio sbilanciarmi, ma questa è una squadra che può dare veramente degli ottimi risultati, e chi vuol capire capisca. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Sergio Giordani, grazie a voi e forza Padova.